Dicevamo del processo di vendita. Il processo di vendita è una serie di attività che devono essere fatte per portare avanti la trattativa dalla generazione di un lead fino alla creazione di un'opportunità. Come funziona questo processo di vendita? Allora, su ogni step è possibile identificare una serie di attività che devono essere fatte. Queste maschere sono completamente personalizzabili, quindi possiamo decidere quali sono per ogni step le informazioni che devono essere inserite in maniera obbligatoria, quelle che devono essere le attività che devono essere fatte. Questo è il processo standard predisposto dalla piattaforma, quindi prevede l'inserimento di l'identificazione di un contatto, l'identificazione di un'azienda, se è già in anagrafica o se non lo è. Ad esempio, se io clicco sul mio lead, che è quello che ho creato ieri utilizzando il modulo, è un lead in stato molto precedente, non ci sono tantissime informazioni, quindi prima di poter procedere è necessario identificare chi è l'azienda, è necessario identificare se è un contatto già esistente, se ce l'ho in anagrafica, se ho tutte le informazioni di contatto, numeri di telefono, indirizzi email, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta un'operazione di raccolta e controllo dei dati. Nel momento in cui ho finito queste operazioni, torno sul mio WhatsApp. Nel momento in cui sto facendo queste operazioni, io posso tracciare delle attività. Quindi posso, ad esempio, creare. Creare una nuova attività, ad esempio una telefonata o un appuntamento, creiamo un appuntamento con questo cliente. Il mio nome dell'utente che sta usando il sistema in questo momento è Demo Webinar, quindi questo è il mio nome e cognome dell'utente attuale. Posso anche invitare dei colleghi, ad esempio l'altro utente del sistema. Metto il mio oggetto dell'appuntamento, il conto commerciale, scusate, il conto commerciale, il luogo, possiamo mettere in sede, scegliamo la data, sto creando un appuntamento come farei in Outlook, schedulando la data d'inizio, la data fine, e la durata e tutto quanto. Questo appuntamento viene archiviato nel sistema, metto qui salvo, viene archiviato nel sistema. È disponibile alla visione di tutti gli utenti che hanno accesso attraverso i profili di sicurezza a questo lead, quindi può essere il mio manager piuttosto che i miei colleghi del team di vendita, e quindi è disponibile nella mia sequenza temporale l'informazione che c'è un appuntamento schedulato per il giorno 20 alle 11:30. Tracciando queste attività, che cosa ottengo? Ottengo innanzitutto una condivisione delle informazioni con la mia azienda, una pianificazione delle mie attività, vado ad alimentare il sistema con informazioni aggiuntive che possono essere utili anche al sistema stesso, perché come penso tutti sappiate, l'intelligenza artificiale si basa sostanzialmente sull'analisi dei dati che ha a disposizione, quindi i motori di intelligenza artificiale raccolgono informazioni e trattano le informazioni che sono presenti nel sistema e imparano da queste informazioni. Quindi, tanto più utilizziamo il prodotto, tanto più l'intelligenza artificiale riesce a affinare il risultato che propone. Quindi, alimentando il sistema, riesco anche a migliorare l'efficienza e l'utilità che ne ho come risposta. Quello che vedete in alto è una delle funzionalità della parte di Sales Insight, cioè l'acceleratore delle vendite. È possibile definire delle sequenze all'interno del sistema che sono una serie di passaggi successivi che il venditore deve fare per portare avanti la trattativa. Quindi magari inviare una mail, dopo qualche giorno fare una telefonata, dopo qualche giorno ancora mandare una thank you mail e poi l'ultimo passaggio è schedulare un meeting. Allora, queste sequenze è possibile configurarle all'interno del sistema, predisporre una serie di passaggi che poi la piattaforma stessa propone
agli utenti nel momento in cui questa sequenza viene attivata, quindi nella configurazione si definiscono le regole. Questo è un altro degli strumenti a disposizione della piattaforma per guidare l'utente nella gestione della propria trattativa.